passate con naturalezza. Un metro di distanza uno dall'altro. Oggi 28 settembre finalmente il nostro istituto Giannone Masi riapre le porte ai ragazzi. Sono mesi che aspettiamo questo momento, abbiamo lavorato duramente proprio per poter prepararci a questa giornata in maniera efficace e soprattutto sicura per i docenti e per i ragazzi dell'istituto. Siamo in apertura contemporaneamente su tutti i tre plessi, praticamente il plesso Giannone, il plesso Masi e il plesso di Candela. Come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato soprattutto su alcuni punti essenziali. Un piano preciso che garantisce da un lato la sicurezza in considerazione del momento che viviamo, dell'emergenza che purtroppo è in corso e che in questi ultimissimi giorni, settimane, sta preoccupando nuovamente in maniera importante. E poi chiaramente diciamo, possiamo definire questo momento il cosiddetto momento zero, anno zero, nel senso che ripartiamo rinnovati. Che significa? Significa che da un lato abbiamo un piano di sicurezza importante, la scuola è stata rivista, sono stati previsti dei piani che consentono praticamente ingressi e uscite in massima sicurezza, con misurazione della temperatura eventualmente agli studenti, con tracciamento degli ingressi e delle uscite di chiunque ovviamente accede ai locali scolastici per poter eventualmente poi fronteggiare casi che si dovessero andare a verificare di necessità di isolamento di personale scolastico o parte degli studenti. Questo piano, il nostro piano prevede un'immagine nuova della scuola per quanto riguarda la disposizione dei ragazzi nelle aule. Attraverso anche il supporto dell'ente provincia e del MIUR sono in corso attualmente dei lavori che prevedono lo spostamento di alcuni tramezzi e questa è una cosa importantissima poiché essendo le nostre strutture adeguatamente spaziose avremo delle aule aumentate. Aumentate cosa significa? Aumentate in tutto, cioè aumentate nella dimensione perché saranno aule più spaziose, aumentate negli arredi perché avremo arredi nuovi che consentiranno il distanziamento previsto e quindi i nostri studenti potranno essere presenti a scuola tutti, cioè l'obiettivo è quello di avere qui ragazzi il più possibile. Ecco, di iniziare quest'anno scolastico nel migliore dei modi, la scuola ha fatto di tutto, sta facendo di tutto proprio affinché il vostro percorso scolastico